Il 2018 sarà l'anno del restauro del monumento dei caduti. Lo ha annunciato il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, nel corso della cerimonia del 25 aprile in piazza Carlo Tresca. Un lavoro che è già stato messo in cantiere, ma nelle più grandi celebrazioni, come è accaduto oggi, quei nomi dei caduti che hanno versato il sangue per la patria restano illeggibili e cancellati. Stiamo lavorando in particolare con il Presidente del Consiglio e con l'Assessore ai Lavori Pubblici proprio perché quest'anno sia l'anno in cui si rimetta mano definitivamente a questa opera simbolo, la nostra area patria, simbolo di tutti i caduti delle guerre e che è proprio il simbolo che deve ricordarci quei valori fondanti di cui oggi celebriamo la massima memoria. E quanto ha rimarcato il primo cittadino dopo le sollecitazioni arrivate ieri dai sulmonesi nel corso della nostra raccolta di opinioni? Beh, è meglio rimettere a posto, approfittiamone in questo momento, piano piano, vanno a scomparire sul serio. Non ordinare la manutenzione questo nuovo, quindi quando è caduto è andato bene. Anche lì ci vorrebbe una manutenzione fatta bene, per ricordare meglio che ci capire i caduti della libertà. Il giorno del 25 aprile è sempre un giorno molto importante, sicuramente per tutta l'Italia, ma forse per noi di Sulmona un po' di più, perché tutto quello che i nostri caduti hanno fatto per noi va ricordato anno dopo anno, soprattutto per le nuove generazioni. Sarebbe giusto di dargli una sistemata anche a... Risale al 2004, in effetti, l'ultimo intervento di rimessa a nuovo delle lastre di marmo sull'opera, la quale fu inaugurata nel 1922 su un progetto dello scultore Granata, mentre la statua in bronzo, figlia della maestria dell'artista sulmonese Umberto Malvestuto, è più recente.